A nome della comunità senegalese che rappresento, ringraziamo tutti voi che siete presenti qui. Ringraziamo anche le autorità, regione, provincia, comune, le autorità senegalesi, console. Ringraziamo anche i semplici cittadini. Oggi siamo il 13 di dicembre. È una giornata di memoria. La memoria è dolore, il dolore è silenzio. Silenzio e riflessione. Riflessione vuol dire ricerca azione. Dunque dal 13 di dicembre questa è la memoria che noi dobbiamo cercare di conservare. Io non parlo più di sparatori, di fascismi, di queste cose qui, perché ci sono persone più preparate di me, più esperte di me che ne parleranno. Però in questo giorno di memoria e di dolore, perché la memoria non fa parte del nostro DNA, dell'umano, perché se no quello che è accaduto non sarebbe accaduto se noi avessimo avuto memoria dopo il nazifascismo, dopo la seconda guerra mondiale. Se la memoria fosse una cosa condivisa dentro di noi, alcuni fatti non sarebbero accaduti. Quindi memoria, memoria, memoria. Io dico solo una cosa, forse dopo aver parlato non sarò uno straniero. Così iniziamo il suo discorso, il professor Kizerbo, sul discorso all'umanità. E noi veniamo da un paese che è il Senegal. Il professor Cheikh Hamidou Kane, nel suo famoso libro L'ambigua avventura, nel cuore del libro ci insegna una cosa molto importante, che una ferita se non è incurata incancrenisce. Il razzismo è una malattia, perché genera dinamiche di potere, di supremazia, e questo porta a parlare di supremazia di razza. Ecco perché va curata. Va curata con dei anticorpi culturali, non soltanto attraverso leggi. Ma io credo che tutto questo, se noi ci fermiamo, riflettiamo, possiamo trovare delle azioni comuni, ricerca azioni. Perché Edgar Morin, che è un grande filosofo francese, insieme a Gilles Deleuze, ci insegnano due cose importanti. Che ogni errore dei nostri modi di pensare ci porta a dei errori d'azione. E questo continua a perdurare nelle azioni quotidiane. E allora, io credo che attraverso questa memoria del pensare, noi veniamo da un continente che è l'Africa, dove l'umano ha messo i primi passi. Abbiamo conosciuto la schiavitù e questo la memoria non ci ha insegnato niente. Sono passati grandi personaggi, che cosa sono servite le grandi lotte da Martin Luther King a Mandela, a Terzani, le grandi personaggi che hanno caratterizzato la storia dell'umanità. Se tutte le nostre lotte, tutte quelle battaglie, migliaia di persone che sono morti per liberare l'uomo nero, e allora ci troviamo nel 2012 a parlare di razzismo, allora non si può parlare quindi di civiltà, perché civiltà incombe tutta quella memoria collettiva che dobbiamo coltivare. E noi come associazione senegalese da un anno è su questo che siamo impegnati, attraverso le scuole. Abbiamo fatto più di 100 assemblee in un anno, abbiamo una squadra splendida, e io credo che, come diceva Senghor, noi non siamo venuti qui soltanto per chiedere, siamo pronti all'appuntamento del dare e del ricevere, perché abbiamo qualcosa da dare, abbiamo qualcosa da poter mettere sul tavolo. Quindi oggi non è una giornata di rivendicazione politica, è una giornata di memoria, perché quello che è accaduto è grave. Una persona è morta perché era nera, era un nero. E allora io credo che dovremmo un po' riflettere, perché su quello che è accaduto sia la politica sia la giustizia non ho saputo dare una risposta a una complicità che ci è stata sul fatto. Ecco perché parlavo di riflessione e azione. Allora, senza dilungarmi, io credo che oggi avremo un momento di parlare, di discutere di tanti temi. Però noi come comunità invitiamo tutti a fermarsi, a riflettere un attimo. E noi non siamo un popolo che noi non sappiamo coltivare rancore.
Sappiamo passare sopra il dolore con grande dignità, ma non coltiviamo rancore, perché rancore, ci insegnano in Africa, accecca l'anima. Nel momento in cui l'animo umano è accecato, può compiere degli essi come quella che ha fatto quell'essere. Quindi io mi fermo qui, ringraziandovi ancora. La comunità senegalese è pronta a collaborare, perché noi possiamo investire sulla cultura, dobbiamo agire sulle mentalità, perché il lavoro di trasformazione del culturale, per agire sulle mentalità, sono dei lavori lunghi e complessi, in cui i risultati dobbiamo seminare oggi per raccogliere fra 5 anni. E quindi, grazie a tutti voi, a nome dei familiari delle vittime che sono in Senegal, perché loro ogni anno, in questo momento, sono convinto che le mamme di questi morti stanno provando il gran dolore. Quindi scusatemi se siamo così caldi, ma anche vogliamo condividere il dolore con quelle mamme che hanno perso i loro figlioli, che erano qui per lavorare, per mantenere le loro famiglie. Quindi onestà e dignità e memoria per quelle persone che non ci sono più. E veramente grazie, grazie a tutti voi. E abbiamo iniziato una strada. Sicuramente durante l'anno avremo certe occasioni per poter sviluppare il discorso. Grazie mille ancora.